Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di talè di rose, lo faremo in compagnia di Arnaud qui da Mondo Rose e Fiori alle porte di Firenze. Eccoci qui Arnaud, allora come si procede per fare una talea di una rosa? Per fare una talea la prima cosa è stare attento al periodo, quindi scegliere per le talee casalinghe, diciamo quelle che uno può fare facilmente per conto suo, il periodo che può essere da settembre a ottobre, direi, indicativamente, perché è il momento in cui le piante sono ancora in vegetazione ma stanno andando verso il riposo invernale. Quindi, scelto il periodo, dobbiamo preparare la posizione in cui collocare queste talee usando un terriccio adatto alla radicazione delle rose, quindi un terriccio sostanzialmente leggero, dove non ristagni l'acqua, perché se c'è una cosa che proprio la rosa non sopporta per radicare è l'eccesso di acqua che la fa marcire. Quindi andiamo a prendere, come abbiamo preparato qui, diversi elementi, come per esempio della torba, della sabbia e, se riusciamo a trovarla, o materiali simili, anche della pomice, in questo caso della pomice che abbiamo un po' sminuzzato, per ottenere una mescolanza che potrebbe essere, come avevamo preparato per guadagnare un po' di tempo naturalmente, quello che vedete qui, cioè un terriccio che sostanzialmente è un misto fra un po' di torba, che può essere al massimo la metà, forse anche un terzo di sabbia e un terzo di pomice. In parti uguali, diciamo. All'incirca, sì. Le proporzioni non sono così fondamentali, ma l'importante è che sia un terriccio dove non ristagni l'acqua. Poi lo disponiamo in dei vasetti che saranno abbastanza alti, come questo qui, come vedete, perché le talee di rose non sono cortissime, come vedremo successivamente. Questo è un vaso all'incirca, può essere un circa 10 cm, ecco. Perciò non troppo grandi, però molto alti. Esatto, diciamo. Più alti. Potrebbero essere anche un po' più piccoli o un po' più grandi, ma questo, diciamo, è l'altezza, diciamo, che potrebbe essere corretta. Oppure, come vedremo successivamente, anche dei vasi fatti casalinghi, come potrebbe essere per esempio una mezza bottiglia, e vedremo per quale motivo facciamo questo giochino. Questo, diciamo, non c'è bisogno di averla così piena. La prepariamo, la pigiamo leggermente e poi la bagniamo prima di poter fare la talea. Lasciamo un po' di tempo che l'acqua scenda. Dovremo cercare di portare l'acqua in questo vaso fino alla base, quindi sarà forse a volte necessario farlo un paio di volte e lasciare sgrondare un pochino. Avremo poi tutto il tempo per andare a preparare il materiale di riproduzione, il ramo da taleare, prima di metterla a dimora. Bene, andiamo allora a prendere il materiale giusto. Il momento in cui andiamo a prendere il materiale di riproduzione è molto importante. Può essere di solito verso settembre-ottobre per fare talee casalinghe, momento in cui la pianta è ancora in vegetazione, ma si sta avvicinando poi l'autunno e l'inverno, momento in cui la pianta andrà a riposo. Si fanno quindi delle talee, si chiamano semilegnose in questo momento. Semilegnose corrisponde a questa situazione, cioè un momento in cui questo ramo, per esempio, che ha ancora i fiori addosso, è in pieno tiro, sta portando e sostenendo la fioritura di questa pianta, come sentiamo fra due dita è già legnificato, non è completamente morbido, e quindi è un ramo assolutamente ideale per fare le nostre talee. Vado a tagliarlo una parte, diciamo la parte centrale di questo ramo, tagliando un po' più basso, per esempio fermandomi qui, e da questa parte possiamo tornare al campo base per fare la messa a dimora delle nostre talee. Siamo tornati qui dove fare la nostra talea. Abbiamo su questa talea, come vediamo qui, su ogni palco di foglia si cela una gemma, e dovremmo fare per la nostra talea delle parti del ramo che contengano 4 gemme per fare una talea, ovvero 2 gemme andranno sottoterra o quasi, quello dipenderà dall'internodo, cioè dalla distanza tra 2 gemme, e 2 gemme fuori che potrebbero fare rami nuovi, come per esempio in questo caso 1, 2, 3, 4. Vado a tagliare appena sopra la quarta foglia. Levo completamente le foglie alle altre,
e taglio molto vicino all'ultima gemma, e questo sarà il punto dove è facile che questa pianta generi nuove radici, sia dalla parte del taglio sia a volte anche dalla parte della gemma. Prendo questo ramo e lo vado a posizionare dentro il vaso che avevamo preparato con il terriccio e bagnato in umido, e lo infilo praticamente fino in fondo al vaso. Si fa toccare fino in fondo? Si fa toccare quasi fino in fondo, diciamo. Sul fondo in realtà rimane spesso un po' di terra fra la talea e il ramo e il fondo del vaso. Quindi in questo caso addirittura abbiamo tre gemme nella parte aerea. Per finire, può essere importante, per evitare troppa traspirazione, levare buona parte delle foglie, come in questo caso lascerei un paio di foglioline per esempio, come su questa qui, o addirittura una sola, lasciando su questo ramo la minima attività attraverso questa foglia, perché siamo ancora appunto a settembre, un momento in cui c'è ancora caldo, la pianta potrebbe vegetare molto e traspirare troppo attraverso questa foglia, mentre vogliamo che si dedichi rapidamente alla formazione di radici nella parte della base della talea fatta. La cosa importante per farla attecchire è avere intanto un po' di pazienza, perché le cose non nascono in un giorno, e sarà necessario sicuramente irrorare con una pompetta che nebulizza, come per esempio può essere queste qui, che a volte vengono utilizzate anche per dare il ramato. Le mettiamo in pressione e su questa talea potremo frequentemente, può essere anche due volte al giorno, portare un po' di umidità sulla parte, la foglia della pianta, che non ha ancora radici, non ha ancora la possibilità di essere alimentata dalla pianta, e più è vegetante la pianta, più è necessario farlo regolarmente, al punto che potrebbe essere anche necessario adoperare qualche strategia intelligente per adoperare a queste necessità. Cosa intendi per strategia intelligente? Strategia intelligente può essere, come per esempio, come facciamo in vivai con mezzi anche casalinghi, cercare di contenere l'umidità di questa pianta, come per esempio mettendola sotto una cupola, fare in modo che quindi l'umidità che gli ho dato rimanga esattamente con qui. Un sacchetto, per dire. Un sacchetto, esatto, però il sacchetto potrebbe andare a appoggiarsi sulla pianta, quindi non risulta perfettamente efficiente. A volte viene fatto, come potremo far vedere rapidamente, con una semplice bottiglia di plastica. E magari andiamo a girare proprio un video per dare un buon consiglio allora ai nostri amici. Colgo lo spunto al volo. Per il momento ringrazio Arnaud per questa bella e semplice spiegazione, e vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice in su e a condividere i nostri video nei social. Ciao, alla prossima!